Alle donne, alle mie compagne, alle amiche, credo di aver lasciato in eredità la vocazione a coltivare un'autonomia di pensiero e un grande rispetto per le istituzioni. Noi eravamo molto convinte che bisognasse lottare per una parità della donna nella vita sociale, nella vita politica, nella vita civile. Il nuovo diritto di famiglia, l'abolizione della patria potestà, il riconoscimento dei figli illegittimi, l'abolizione della dote, la battaglia per il divorzio e la battaglia per l'aborto. È un grande momento perché noi abbiamo saputo comprendere e recepire i mutamenti che ci sono stati nel nostro paese. La figura di Nilde Iotti ha lasciato moltissimo, che la tenacia, l'impegno e la determinazione possono portare risultati anche quando sembrano impossibili. Proclamo eletto Presidente della Camera l'onorevole Leonilde Iotti. Comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia. È stata percepita come una svolta veramente storica per il nostro paese e si coglieva interamente. Esistono soltanto i diritti che siamo in grado di difendere. Ci distraiamo un istante e quello che ieri era il nostro bagaglio, domani è stato portato via.